Filippo Olivieri, siamo qui, vediamo le tue spalle, gli ultimi preparativi per quest'opera sul Real 2022. Dici innanzitutto come sta andando questa preparazione, se siete emozionati e come sarà questo spettacolo? Beh, innanzitutto ringrazio Rivera Oggi per l'opportunità che sempre mostra in ogni mio evento che organizzo e preparo. L'ansia è altissima, l'emozione è veramente forte, aspettiamo il pubblico con ansia, vi invitiamo a partecipare perché le prove stanno andando veramente molto bene. Non svegliamo niente non per svegliamo adesso. Nulla, le prove sono già toccanti, figuriamoci poi il resto. Credetemi, parola di Filippo Olivieri, venite a vedere il musical che veramente merita. Ricordiamo i giorni. 8, 9 e 10 agosto, prevendite su Ciao Ticket o anche durante la serata nel nostro botteghino all'ingresso dell'hotel. Qui con me ho Antonella Scani, coreografa di Opera Ballet. Abbiamo il grande attore, il mio amico, che ciao. Lorenzo Flaherty, che voi tutti conoscete. E Antonella, tu cosa ci dici? Io posso dire soltanto che è qualcosa di veramente emozionante, è uno spettacolo fatto con tanto tanto cuore e con tanto tanto rispetto nei confronti delle persone e degli animali, quindi assolutamente da vedere e da vivere, perché è qualcosa che non si dimentica. Vuoi dire il messaggio facilmente. Che darai durante il ballo? Questo lo devi, sì, dirlo pubblicamente? In una delle mie coreografie dove Filippo mi ha commissionato della musica, ho deciso di inserire la LIS, che è il linguaggio italiano sordomuti, quindi all'interno di un mio balletto ci sarà appunto un saluto al pubblico. È un mio modo, è un modo che poi Filippo mi ha appoggiato per cercare di sensibilizzare appunto verso il linguaggio italiano, appunto, per spettacolo... la LIS, quindi per sensibilizzare verso questa comunicazione che è fondamentale. Uno spettacolo per tutti, quindi, sì, diciamo, adatto per tutti, rivolto al sociale anche. Prego Lorenzo. È uno spettacolo per tutti, siamo tutti qui provando, siamo molto molto emozionati e vi aspettiamo tutti l'8, 9 e il 10, non mancate, per uno spettacolo di arte a 360 gradi, ma soprattutto con dei bellissimi animali che faranno arte anche loro. Grazie. Grazie a voi. Grazie.